Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Fattore Game Net, siamo tutti Ninja Judgment. Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati. Eccoci qua, dunque, pronti per decretare le semifinaliste, gli accoppiamenti delle semifinali della Fattore Cup, la nostra ormai consueta e eterna lotta tra Teo e Giangia. Per chi ha seguito la competizione sa che sono passate tre squadre mie e l'Atletico Madrid di Giangia, quindi dovevo cedere una squadra per equalizzare il tutto. E come annunciato, insomma, ha deciso che il Manchester City è la squadra che gliene fotte di meno, Si sostanzialmente. poteva sacrificare. E ho fatto di meno è brutto perché in realtà io Ah, voglio bene, è però il si bambino poteva sacrificabile della sacrificare. famiglia. Suona sempre male, ma va bene. Diciamo che tra i tre uno doveva andare fuori dal cazzo, ecco. Così suona E meglio, quella invece. sì, e questo era il City, perché come sapete l'Inter lo disse. Cazzo da fare, e il Tottenham c'ha Kane, che insomma l'abbiamo portato alla gloria con questa autorità, insomma, capocannoniere, MVP, assist qua e da là, e non potevo abbandonarlo nel momento topico della competizione. Questo è la scelta, il ragionamento dietro la scelta. E quindi prego, Allora, spieghi. spiego, vado. Vada. Allora, come solito andremo a fare i nostri sorteggi con i mitici bigliettini, ormai finché non avremo, fra un po' compreremo anche l'urna girevole per mescolarli. Ma Certo. ovviamente la prima semifinale giocherà in casa Teo, l'andata, mentre la seconda ovviamente giocheremo prima in casa mia. Solito andata e ritorno. Insomma, non resta altro che sorteggiarle sostanzialmente, senza che faccia grandi magheggi sto giro. No, è successo solo una volta, cazzo, un piccolo misunderstanding di bigliettino, non era un magheggio. E detto questo, andiamo con invece l'ufficialità, signori. Cominciamo col mescolamento classico. Primo bigliettino, lo scavichiamo. E signore, c'è il Tottenham. Dell'amato Kane. Del nostro amico Kane, che Tuo, ormai. sempre tuo. A Sì, me sempre non mio. gioca con me, quindi me sta sul cazzo, cioè nel senso. No, Nestro nel senso mio, sì. Nestro, vabbè, inventiamo parole ormai. Comite di stronzi, Nestro nostro. Vado che è Prego. meglio. Prendo. Lo prenda. No. Controllo. L'Atletico Madrid, signori. Molto Abbiamo la bene, risposta al dunque, Tottenham. Tottenham Atletico Madrid, una sfida sicuramente interessante, Inghilterra contro Spagna, non facile, non facile. Già, Insomma, vabbè, non ci appunto. sono più sfide facili, Eh beh, sì, signori, sono le credetemi ultime quattro, qua. insomma, sono arrivate fin qua con i loro percorsi più o meno Quindi è importanti, più o giusto. meno fortunati, insomma. Non può essere diversamente. E per forza. E dunque, per onor di Va. cronaca, scavichi sul secondo e ultimo bigliettino. Esatto, che okay. Non si sa mai che qualcuno abbia cambiato il nome improvvisamente. Mettevo una webcam sulle mani del Giangia, quindi Ah, il Borussia Dortmund! No, non è vero. Il Manchester no, City! un Manchester City! pescaccio. Manchester City, quindi per onor di cronaca scavecchiamo, e attenzione, c'è l'Inter, c'è l'Inter, Andrà grande sfida. dunque a giocare l'andata a Manchester. Sì, grande, grande Poi sfida che beh, un non ritorno a potrà. casa forse sarà fondamentale, chissà. Ma magari la chiudiamo subito, è meglio senza il cagotto, ecco, lo preferirei, ma è molto possibile, probabile, sarà una sfida molto provante. Begli accoppiamenti, era difficile fare diversamente tra le squadre rimaste, Eh assolutamente. sì, c'erano poche combinazioni, cioè o viceversa o questa, quindi. Esatto, quindi bene così, in un certo Non che un senso. Tottenham Manchester e un Atletico Madrid Inter, cioè forse ne avrei No, preferito come così. cascava sempre bene. Ma le vedremo in finale, Inter Atletico, chi lo sa. Chissà Dio, chissà Dio. Allora, Esatto. quindi queste semifinali che andremo ad affrontare, giusto per tenervi aggiornati, soprattutto chi è fan sfegatato tipo Ares, salutiamo Ares. Grande Ares. Che ovviamente aspetteremo i suoi pronostici. Pronostica giusto, se no te vengo a prendere, guarda, caro ragazzo. Allora, abbiamo Vabbè. deciso che la finale, invece di giocarla alla fine, diciamo, delle due semifinali, delle quattro semifinali, che andrebbe un po' a perdere, perché ovviamente sarebbe la quinta partita, magari tra stanchezza delle quattro precedenti, che non sappiamo come vanno, se ci sono anche replay e tutta quella serie di cose, abbiamo deciso di fare un episodio singolo più cerimoniale, quindi andremo a fare una sorta di piccolo prepartita con statistiche, percorsi che hanno fatto le squadre, pareri, opinioni. Se volete, ovviamente potrete partecipare anche voi alla
alla cosa. Poi andiamo sport, insomma, dai, con la birretta, il microfonino. Esatto, esatto. Poi, poi avremo ovviamente la partita. Sì, e poi sì, probabilmente sì, anche un po' spartita, così ancora per qualche commento, qualcosa, se avete il piacere di anche i medesimi Marvin in questo aspetto qua, un po' più gioco di ruolo, se volete, per voi, dai. E quindi sì, diamo anche i perk, vi raccomando. Sì, i premi, i diamanti. I diamantoni. No, quindi vi daremo un orario probabilmente predefinito di inizio dello streaming, in modo che così pian piano potete arrivare tutti, vi connettete, insomma, faremo una cosa un po' più così simpatica, sì, che sia dai, bella, tra virgolette, ufficiale, con un orario, appunto, che sia ben definito per non perdere l'evento. Ecco, non sarà messo a caso. Esatto. Non lo metteremo tipo a mezzogiorno, ecco, che non c'è un cazzo di nessuno. Esatto, mezzogiorno di fuoco suona bene, però non va bene. No. E quindi questo più o meno potrebbe essere qua. Esatto, esatto. Vi ringraziamo per averlo guardato, vi aspettiamo a brevissimo nelle semifinali, finale, sì, deve succedere subito dopo questo video, comunque, insomma, no, beh, quello no, che abbiamo appena finito di dire, che glielo annunciamo, figa, quindi sarebbe un problema, e comunque a breve, molto a breve, vi ringraziamo molto, un gran saluto a tutti e a molto presto, ciao.